Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Allora, voglio parlarvi di un titolo che ho scoperto quasi per caso, perché girando un pochino su YouTube mi è apparso all'occhio una determinata serie di video appunto su questo gioco e mi sono interessato appunto al titolo e ho fatto una scoperta abbastanza interessante. Ho trovato praticamente il figlio di Project Zomboid e Seven Days to Die, che si chiama Vain, e adesso ne parliamo insieme e lo analizziamo un pochino, ragazzi. È un survival zombie, ovviamente, e ha delle ottime caratteristiche che prende un po' da Seven Days to Die e un po', anzi, un bel po', specialmente da Project Zomboid. La visuale non è isometrica come Project Zomboid, ma tende al realismo come invece vediamo su Seven Days to Die. Le meccaniche però del gioco mi hanno fortemente ricordato appunto Project Zomboid. Diciamo che è un Project Zomboid con la grafica, o meglio, con l'impostazione dei gameplay alla Seven Days to Die. Ma approfondiamo meglio, ragazzi, così capite anche di cosa sto parlando. Come ho detto, figlio di Project Zomboid e Seven Days to Die, un survival in prima o terza persona che possiamo alternare con la rotella del mouse, grafica realistica alla Seven Days to Die, meccaniche estremamente derivative da Project Zomboid e una mappa che ricorda abbastanza da vicino, secondo me, alcune delle ambientazioni del primo State of Decay. Il gioco sembra una minestra dal sapore interessante, ma che ovviamente, ragazzi, essendo soprattutto questa ancora una demo, deve ancora cuocere un bel po' prima che possiamo definire pronta. Partiamo dall'inizio, ragazzi, e analizziamo piano piano insieme quelle che sono le cose che ho potuto vedere. Si parte con la creazione di un personaggio senza infamia e senza lode. Subito le somiglianze con Project Zomboid si notano, e tanto. Possiamo scegliere delle occupazioni e delle abilità, dei tratti. La scelta è varia: forza, carpenteria, resistenza, vitalità, mira e altro. Possiamo scegliere 3 di queste abilità e ovviamente ognuna delle quali ci darà i relativi bonus. Dopodiché possiamo scegliere il nostro lavoro, la nostra occupazione. Alcune delle occupazioni, tra cui per esempio il pompiere, ci fornisce addirittura dell'equipaggiamento aggiuntivo. Ad esempio, io nella prova che ho fatto ho scelto il pompiere e avevo nell'equipaggiamento l'accetta. Ovviamente, oltre all'equipaggiamento, anche lì prendiamo determinati bonus e malus. La cosa simpatica è che il gioco non prevede tratti negativi come Zomboid, però all'inizio ci fa scegliere dei malus, che però non sono obbligatori, che eventualmente vanno a complicare il gioco. E quelli presenti nella demo erano l'intolleranza al lattosio, la poca resistenza al sole, non so esattamente cosa intendessero, e l'allergia alle arachidi. Non lo so, però fondamentalmente c'erano queste 3. Però, insomma, diciamo sono malus fondamentalmente. Ma, ripeto, la scelta del personaggio, meglio la realizzazione, la scelta di tratti e abilità ricorda veramente tanto quella di Zomboid, anche se meno varia. Allo spawn veniamo praticamente buttati casualmente sulla mappa, probabilmente i punti di spawn non so tantissimi, ma veniamo buttati casualmente sulla mappa. L'esplorazione non sembra all'inizio particolarmente esaltante, la mappa non sembra particolarmente viva in realtà, però la stessa cosa non si può dire ad esempio delle abitazioni e dei luoghi al chiuso. Gli interni sono abbastanza curati e anche abbastanza dettagliati. Come su Zomboid e su tanti altri titoli simili, è possibile cercare dove stare in qualsivoglia cassetto e mobile, e mediante il menu di crafting è possibile addirittura andare a fortificare direttamente quella che è la casa, l'abitazione in cui siamo, oppure, sempre tramite menu di crafting e costruzione, possiamo anche costruire da zero una piccola casetta o comunque un rifugio. Per costruire basterà avere con noi chiodi e martello. Per quanto riguarda invece gli oggetti, i materiali utili per il crafting, quelli, almeno da quello che ho visto nella demo, non possono essere direttamente raccolti, tipo abbattendo alberi o scavando, per esempio, ma distruggendo oggetti, quindi riciclando oggetti, mobili e quant'altro che troviamo nella mappa o negli edifici, possiamo ricavare i materiali. Anche qua abbastanza simile a Zomboid con lo smantellamento, se vogliamo, ma c'è anche in altri titoli. Per quanto riguarda invece il combattimento, quindi l'affrontare gli zombie, non è particolarmente difficile. Abbiamo un attacco veloce e un attacco pesante, l'attacco veloce con il tasto sinistro del mouse, il destro invece per l'attacco pesante.
attacco pesante particolarmente efficace, specialmente con determinate armi e specialmente per gli attacchi alla testa. Infatti ho notato spesso e volentieri, specialmente con l'accetta, che basta spesso un colpo solamente d'attacco potente in testa e abbattiamo tranquillamente uno zombie. Mentre per quanto riguarda l'attacco veloce, lì la gestione è un po' particolare, magari andrebbe un po' rivista, perché in realtà basta spammare l'attacco e fondamentalmente lo zombie lo si abbatte comunque, anche se in quel caso occhio, perché non è difficile prendere colpi, anche perché lo zombie non sempre incassa il colpo e magari blocca l'animazione. E se gli zombie ci feriscono, possono garantirci una varietà di danno, diciamo, cioè nel senso possono farci dei danni più o meno gravi, ma soprattutto ogni attacco ha il 2% di possibilità di infettarci con il virus e non credo, un po' come su Zomboid, ci sia una cura per quanto riguarda appunto la zombificazione. Ancora un'altra similitudine per quanto riguarda il gioco con Zomboid: la gestione dell'inventario. Seppur a livello più basilare, molto più scarno, gli item, gli oggetti sono suddivisi per categoria, c'è il peso complessivo trasportabile, l'interazione è molto simile a quella di Zomboid, tasto destro e si apre il classico menu contestuale, ad esempio possiamo prendere i nostri vestiti e col tasto destro dividerli e romperli in strisce di tessuto o bende che possiamo a nostra volta poi utilizzare eventualmente anche per curarci. È presente poi una scheda che indica la nostra statistica e una per bisogni e salute, quindi una scheda indicherà quelle che sono le abilità che attualmente abbiamo e quanto le stiamo portando avanti e potenziando, e appunto un'altra scheda contestuale invece che indica lo status, quindi fame, sete, eventuali ferite, eccetera eccetera. È particolarmente interessante secondo me all'interno delle abitazioni il sistema elettrico. Io infatti ho provato, poi ragazzi tra qualche giorno vedrete anche un che cos'è del gioco, ho visto che ci sono ad esempio dei generatori che noi possiamo spengere o accendere, di conseguenza staccare o riattaccare l'energia elettrica all'interno di una casa. Ci sono i garage elettrici, ci sono i tasti, i pulsanti proprio per le luci che possiamo accendere, molto molto simile a Zomboid. Fondamentalmente penso che solo lì abbia visto o provato questa cosa, cioè i pulsanti per l'accensione e lo spegnimento delle varie luci dentro le case e quant'altro. E c'è un bel sistema elettrico che però nella demo, perché ripeto che attualmente c'è la demo disponibile su Steam, eventualmente qua sotto in descrizione vi lascio anche il link che vi porti direttamente alla pagina Steam del gioco, non permette chissà quali cose ancora, ovvio, cioè il gioco è assolutamente in fase molto embrionale, però secondo me promette abbastanza bene. L'unico difetto effettivo che gli ho trovato è forse l'ottimizzazione, però ripeto, è una demo, quindi fondamentalmente ci sta. Ho dovuto calare un po', poi è vero che la mia scheda non è chissà che mostro, però ho dovuto calare un pochino la risoluzione. Per quanto riguarda gli effetti, in realtà quelli ho visto che non cambiano relativamente tanto. Ho visto dei video dove c'erano effetti particellari abbastanza convincenti, io sul mio PC non l'ho visto, probabilmente sempre a causa appunto della scheda che fa un po' schifo, ma che cambierò quanto prima, tranquilli. Detto questo ragazzi, secondo me è un titolo che potrebbe rivelarsi molto più interessante di quanto non sembri già dalla demo, perché ripeto, è interessante effettivamente, armi da fuoco abbastanza carine da usare, l'arco, il crafting è abbastanza semplice, insomma, mi ha convinto, sono sincero, mi ha convinto. C'è la possibilità di smembrare gli zombie colpendoli nel punto giusto, insomma, è un gioco che, ripeto, è una demo, ma mi ha fatto un'ottima impressione. Fatemi sapere voi qua sotto ragazzi nei commenti che cosa ne pensate. Vi invito ovviamente a provare la demo e farvi la vostra idea, visto che comunque sia, come detto, è gratis su Steam e si può provare. Seguiremo ovviamente lo sviluppo del gioco, perché, come ho detto già, secondo me quando uscirà, non dico la versione definitiva, ma quando uscirà dalla demo fondamentalmente potremo provare con mano il gioco fatto e finito, poi con tutti gli aggiornamenti e migliori che arriveranno nel tempo, ma comunque potremo provare la versione completa del titolo, sono abbastanza sicuro che ci divertiremo. La mappa non è gigantesca, perlomeno da quello che ho visto inizialmente, ma anche lì sono abbastanza sicuro che poi verrà implementata e aumentata col gioco completo, fondamentalmente. Quindi, signori, lo terremo d'occhio. Potrebbe rivelarsi uno di quei titoli survival che
per un bel periodo faranno parlare positivamente, speriamo, di lui. Io ci spero, sinceramente. E poi dovremmo parlare anche di questa cosa, nel senso che molti dei titoli che escono o che usciranno, e vedete un video anche su questo, trattano appunto il tema zombie. Probabilmente il connubio zombie e survival è anche il più semplice e il più divertente, ma ne parleremo in un altro video, ragazzi. Fatemi sapere qua sotto che cosa ne pensate. Questa era una sorta di video commento, fondamentalmente, di prime impressioni su quello che è Vein. Vedrete a breve, tra qualche giorno, 2 o 3 giorni penso al massimo, il che cos'è. E quindi vedete il gameplay e l'esperienza che ho avuto col gioco. Ragazzuoli, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se vi incuriosisce oppure no, se l'avete già provato o se lo proverete. Noi ci vediamo presto, ragazzuoli, buona sopravvivenza a tutti. Ciao.